Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Prima di lasciarvi al video volevo farvi una domanda. Vi ricordate qual è la prima squadra dove ha giocato Ronaldo il fenomeno in Europa? Se non lo sapete, vi faccio vedere la sua maglietta. Era al PSV Eindhoven e questa è una maglietta, diciamo una replica di una maglietta retro che ho ricevuto in omaggio da 6calcio.com. Vi scrivo qua il sito, vi lascio anche codice sconto TIZ per un ulteriore 10% e vi consiglio di prendere una taglia in più rispetto alla vostra abituale. Se avete voglia, passate lì e ora vi lascio al resto del video. Eccoci ragazzi, bentornati alla nostra carriera con il Blackpool. Siamo arrivati a dicembre, alle porte abbiamo una partita con la Z Alkmaar che comunque dobbiamo prendere con la giusta attenzione perché potrebbe decidere quale delle due arriverà prima nel girone. Siamo un po' in una fase di svolta per quanto riguarda la Premier e ovviamente dopo la gara con la Z siamo anche molto curiosi di sapere chi incontreremo ai sedicesimi di Europa League. E poi ci sarà il mercato, un mercato che quest'anno sarà molto ricco. Abbiamo subito detto che quei milioni messi da parte quest'anno li useremo molto anche nel mercato cosiddetto di riparazione per investire su un'ala che possa fare eventualmente anche la seconda punta. Adesso dobbiamo un attimo decidere, però comunque avrà un valore alto e quindi anche un costo molto alto, e poi dovremo comprare un terzino destro che sostituirà Justin che ha firmato con il Napoli, per cui sarà un episodio molto ricco che inizia con la prossima gara con la Z. Allora, con un pareggio rimarremmo primi, ma con una sconfitta arriveremmo secondi nel girone. Quindi, comunque, un po' di attenzione a questa partita io la dedicherei e farei una simulata lenta con opzione di ingresso in campo se dovessero esserci delle difficoltà. Abbiamo schierato una squadra con molti sostituti, quindi azzardo la simulazione, ma conscio del fatto che se le cose dovessero mettersi male, ci sono dei cambi di livello che possono aiutarci poi pada la mano a raggiungere di nuovo la Z su un pareggio o provare a vincere. Magari poi dalla Champions ne arriveranno di nuove molto difficili da affrontare. Attenzione a Zamietovic! Gol! Lubala! 1-0, Lubala Mask in vantaggio ad Alkmaar con i sostituti. Grande Blackpool! Grande parata del pavone, a differenza che in nazionale. Contro l'Italia, poi puntualmente ogni volta che lo dico arriva il gol da calcio d'angolo. Non so quante volte succede che c'è la grande parata e dico: ah, bella parata! E poi arriva il gol da calcio d'angolo. 1-1, c'è un filino di dovevano che arriva con il gol di Dreyf, per cui 2-1 per la Z. Vediamo se entrare nel secondo tempo giusto per provare ad agguantare il pareggio. Non sarà per niente facile, proviamo però con Woodburn. Tiro gol! Due pari. Woodburn. Torniamo sul pareggio contro la Z Alkmaar, sempre decisivo Woodburn, anche in Europa, incredibile. Pensavo fosse fuori gioco, Stengs, il tiro, bravo Justin, ancora, ancora, ancora e ancora. E allora segnatelo però. Gol di De Wet, 3-2 per la Z Alkmaar. Il tiro, 4-2. Niente ragazzi, con la Z è così, ma anche all'andata non si riusciva a giocare contro di loro, è incredibile. Guardate, non vedo l'ora finisca sta partita, perché sì, è vero che ho fatto un pesante turnover, ma sinceramente mi aspettavo che fosse più fattibile questa gara, invece niente, è andata meglio di quella dell'andata, quindi in realtà non è una questione tanto di turnover quanto del fatto che con la Z perdi sempre. Adesso in campionato siamo messi molto meglio delle aspettative, poi vedete, basta una giornata di simulazione e torniamo al quarto posto, però comunque è un quarto posto. Qua vengono spostate alcune partite, arriva comunque un premio da parte dell'Europa League, passano Porto e Lille, Chelsea e Trabzon, Monaco e Mönchengladbach, Francoforte e Ghent, Sporting Fiorentina, Valencia, Salisburgo, Leicester, Anderlecht, Milan, Marsiglia, Siviglia, Braga, Atalanta, Viktoria Pilsen, Red Bull Lipsia, LASK, quindi molte squadre italiane, possiamo notare subito. E poi qua avremo come terza in Champions il Bruges, lo Shakhtar, il PSV, l'Ajax, lo Young Boys, lo Slavia Praga, il Galatasaray e il Benfica. Per cui grazie al cielo il Benfica
Benfica è sicuramente una squadra forte, l'Ajax è forte, PSV, lo Shakhtar non sono male, però non c'è nessuna squadra che dici ok, questa è da Champions. Quindi secondo me sarà un'Europa League piacevole e fattibile. Poi uno dice realismo, però in realtà il realismo dipende anche da che squadra incontri, no? Perché se, è chiaro che se vinci un'Europa League dove le grandi sono cadute prima, è come quella famosa Champions vinta dal Porto contro il Deportivo. Era col Monaco, mi sembra. Però probabilmente era Monaco, era il Deportivo in semifinale. Comunque non era per dire la finale, era per dire quell'anno dove tutte le squadre più forti erano cadute. Stupisce lo Sheffield nono e il Brighton ottavo. Stanno un po' tutte risalendo. Non pretendo di rimanere primo, però ovviamente cerchiamo di ottenere un buon risultato con Leicester. Il Leicester ovviamente difesa 5, come quasi tutte le squadre. Questo ovviamente non posso farci niente, ma è un po' un fastidio. A voi le bet, a me la partita. Blackpool-Leicester, andiamo in campo. Ok, eccoci in campo. Dopo aver preso un po' sotto gamba la Zed Alkmaar, adesso concentrati, andiamo ad affrontare Leicester in campionato, dove vorremmo arrivare fra le prime quattro per sognare addirittura la Champions l'anno prossimo. Però in realtà già bissare la scorsa stagione è un'impresa, perché l'altro anno abbiamo fatto veramente un miracolo da neopromossa a arrivare in Europa League, quindi rifarci comunque sarebbe un grande risultato. Ecco il tiro. 1-0 per il Leicester, gol di Barnes, bellissimo gol da fuori, niente da fare, lo accettiamo, lo riguardiamo, pazienza ragazzi, non ho nessuno da aiutarmi in attacco, non so più cosa fare, vai, Kent, stop e tiro, Ryan Kent, uno pari, eh sì, Ryan Kent, uno pari, ritorna sul pareggio il Blackpool, mamma mia, oh, che aggressività. Andiamo di là. Rocas. Ti prego, Rocas. Rocas, lo sapevo che potevi tirare fuori il coniglio dal cilindro. Para il portiere, calcio d'angolo. Bravo Norman per Bolly Bolton. E ancora Bolly Bolton. Allora vai tu col cross. È bello, chiude Matip. Mamma mia, ragazzi. Bolton, che crossettini che ti spara ogni volta. Allora, dentro Acevedo, perché se vogliamo farlo diventare un grande giocatore, dobbiamo farlo giocare spesso. Smith. Nelson, tira tu. Nelson. Sì. Chiude Schmeichel. Ancora, metti Smith. Ripartono loro. È finita la partita, ragazzi. Non sono arrivati i cambi che ho fatto al 70° minuto. Per come si è ridotta nel finale, va benissimo l'1-1 perché ero convinto di perdere. Peccato, ragazzi. Abbiamo dato comunque il meglio di noi. Loro hanno fatto un solo tiro in porta. E che tiro! Era un euro gol di Barnes. Quindi a livello di squadra forse meritavamo di più. 16esimi. Arrivando secondi nel girone. Poco male perché becchiamo il Trabzonspor. Già delle partite importanti si vedono da qua. Chelsea-Milan ai 16esimi. Poi c'è Braga-Young Boys, Victoria-Pilsen-Shakhtar, Benfica-Monaco. Bella partita. Fiorentina-Slavia, Mönchengladbach-Sporting, Red Bull-Salisburgo-Porto, Bruges-Leicester, Marsiglia-Francoforte, Lask-Ajax, Galatasaray-AZ, Ghent-Atalanta, PSV-Valencia, Lille-Lipsia. Bella partita anche questa. Anderlecht-Siviglia. Qua hanno già giocato le altre. Questa cosa un po' ci aiuta perché possiamo fare calcoli in anticipo, per esempio vincendo andremo al terzo posto. Chi è primo in questo momento? Il Liverpool. Si sta ovviamente ristabilendo la classifica come dovrebbe essere, quindi Liverpool e City primo e secondo. Ci proveremo ragazzi, ovviamente all'Old Trafford lo United parte favorito, però dopo il pareggio con Leicester vogliamo evitare di perdere terreno. Mamma mia ragazzi, fascino senza tempo per l'Old Trafford. Vediamo le squadre entrare sul terreno di gioco. Sarà una gara molto difficile, però contro uno United che qua non compare fra le prime 10. Dov'è? 12esimo lo United. Norman per Kent. Kent proverà a bruciare tutta la difesa dello United. Kent, il tiro, para il portiere. Rocas, para ancora De Gea. Lammers. Matty Smith, il tiro, gol! 0-1. Matty Smith, stavano giocando bene. Meritato questo gol all'Old Trafford. United sotto e in vantaggio i Tangerines. Matty, bravo Matty. Lammers, il tiro di Lammers, miracolo di De Gea. Lo stiamo prendendo a pallonate. United in grande difficoltà fino ad ora. Attenzione, Lammers, McTominay. Attenzione a Chong.
Occhio Lukaku, e qua si dovevano. Gol di Lucas Moura, uno pari, forse fuori gioco, no, 1-1. Incredibile comunque come ogni azione avversaria poi arriva al gol, noi ci impegniamo, facciamo il possibile. E qua assurdo come siano riusciti a pescarlo in questo triangolo. Per carità, un bel gol, però veramente primo tiro dello United dopo 44 minuti. Lubala, Lammers, era tutto bellissimo. Ma De Gea sta parando il mondo oggi. Ok, allora devo fare un cambio di modulo. 4-2-3-1, mi serve un secondo CDC a dare una mano. Devo sacrificare Smith dentro il Neni. E vabbè. Occhio, gol. Para Kepa, grazie Kepa. Dai, Lubala. Vai tu Lubala, il tiro di Lubala, para De Gea. Non ce la faccio contro De Gea, dobbiamo fare proprio il gol della merda, è troppo forte. Riparte Lubala, Devante devi scattare. Sì, Devante! Col miracolo! Tiro! Non ci credo, ragazzi. Cioè, è come veramente De Gea è come aver messo un muro davanti alla porta. Non, le ho provate tutte, non è possibile. Rojas. Sì! Gol! Norman! Norman, il Normanno! L'ho proprio dovuta buttare dentro con le mani, praticamente. Gol allo scadere del tempo regolamentare di gioco. C'è ancora il recupero, ma De Gea si fa beccare proprio nel finale. Vate Rojas che allarga per poter far inserire Norman, che tira a quel punto dritto per dritto, perché così puoi batterlo. De Gea 1-2, espugnato l'Old Trafford 2-1 per il Blackpool. Che bella partita! Crescita, allora Lammers è cresciuto, è diventato un 83. Questo è molto positivo. Ciao giocatore, mister, apprezzo il tuo impegno. Prestazione autorevole di Lubala, che ha giocato molto bene. Adesso, ragazzi, siamo terzi in classifica. È tutto come sempre mischiato contro il Tottenham. Cerco di andare un po' veloce perché vorrei arrivare già a quella col derby, quindi farei quella col Tottenham subito, poi magari dopo il Tottenham facciamo i piani di crescita. Loro invece hanno una squadra molto forte, più simile a quella originale. Non hanno più gli Orisa, hanno Sommer, hanno Locatelli a centrocampo con Højbjerg, Bergwijn, Alisson, Kane. Cioè, Bergwijn, ragazzi, che ha gli angeli sul collo dipinti a mano. Cioè, questo è forte per forza. Ma chiaramente il giocatore che a me spaventa di più è Harry Kane, che è capitano, oltre che anche mio sosia. E siamo molto simili. Adesso mi vedo, devo dire, ammetto che c'è una similitudine. E giochiamo. Ma dai, ma non è possibile! Palla dentro! E il tiro! Gol di Dele. 1-0 per loro. Mamma mia. Che gollaccio. Ragazzi, non mi piace Lammers. Cioè, assurdo, l'ho sempre difeso, ma non mi sta piacendo. Vediamo se dicendolo mi contraddice. Lammers. Lammers! Uno pari! Uno pari, gol di Lampersi. Torniamo per fortuna sull'1-1. È incredibile, ragazzi, come io ogni cosa che dico vengo sempre contraddetto. No! Mamma mia, Kolker da terra, salva su Dele Alli. Stiamo incontrando delle avversarie molto forti, quindi non c'è grande spettacolo goleade, però a chi piacciono le partite combattute, ecco, magari un tiro così non è tanto bello da vedere, ma per fortuna arriva la risposta di Kepa su Kane. Si provano. Tra l'altro, neanche i nostri compagni riescono a star dietro. Lammers chiuso. Il tiro di Norman da fuori. Fuori di poco. Bravo, però, Norman. Mi piacciono queste cose. Non ci credo. Gol di Dele Alli. Però ho visto partire il cross. Ho detto, qua si mette male. Come abbiamo gioito noi all'Old Trafford, qua purtroppo ci becchiamo un gol pazzesco all'86esimo. Rivediamo un lancio dall'altra parte con cross di prima di Son, che come fa a beccare la testa di Alli da girato così al volo, non si sa. Fischio finale 1-2, crolla il muro Tangerines, che aveva retto per buona parte della partita. Nel finale gol di testa di Alli, poi ho provato anche a recuperarla, però in generale diciamo che tutta la partita abbiamo veramente sofferto, quindi forse col Tottenham è giusto. Cavolo, però giocarne subito un'altra sono un po' appesantito, e poi dopo altre due subito il West Ham, e poi dopo altre due la Coppa.
coppa. Fermiamoci un secondo, ragazzi. Fermiamoci un secondo. Abbiamo fatto per il momento 4 partite. Non so se riusciamo ad arrivare alla coppa. A meno che non simuliamo una delle due. Proviamo la simulata lenta. Anche perché il Southampton l'abbiamo già affrontato la volta scorsa. Facciamo una simulata lenta. Speriamo in bene. Ma secondo me è inutile. Attenzione, gol di Lammers 1-0. È inutile secondo me cambiare portiere quando simuli. È molto importante avere il portiere forte quando simuli. Sofferenza estrema nel vedere questa partita. Ok ragazzi, avete visto tutti quello che è successo. L'ho visto da qua quello che è successo. No, perché ha proprio lasciato la palla all'avversario per farlo segnare. Quindi primo cambio lo sappiamo già qual è. Contro le ultime in classifica simulare lento è proprio una fucilata, eh. Scendo in campo perché ho paura che lasciarla completamente la partita in mano della simulazione finisce pareggio. Sì? Gol! 2-1 Nelson! Dai ragazzi! Dai ragazzi, ma un po' innervosito la simulazione, ho fatto bene ad entrare. Subito questo gol che è una liberazione. Grande Nelson. Mamma mia, che buchi che hanno, che buchi che hanno in difesa. Approfittiamone. Nelson è partito da solo. Nelson. Tiro. Dai. Acevedo. Acevedo! Ti perdono. Ti perdono, hai sbagliato poco fa. Ma sei giovane, hai ancora tanto da imparare. E questo gol ci aiuta a farlo crescere più in fretta. Grazie. Da Azze non vedo a Azze vedo. Fischio finale. Uno strano fischio finale. Non mi ha fatto vedere neanche l'esultanza, il risultato, niente. Comunque 3-1. Dopo una simulata che ci aveva portato sull'1-1, siamo entrati e abbiamo fatto bene a entrare. Perché con questo 3-1 otteniamo una vittoria, 3 punti e restiamo bene saldi nella zona europea. Allora, io non sto esagerando né scherzando. Con il derby non so cosa fare. Non so se giocare o no, perché è sempre un terno al lotto. In Carabao ci avevano umiliati l'anno scorso, forse era addirittura FA Cup, forse era FA Cup come quest'anno. Umiliati. Allora, punizione per Kepa dentro di nuovo Peacock. E poi responsabilizziamo Kepa obbligandolo a un partitone contro il derby. E così vediamo se si sveglia. E qui adesso andiamo nel bellissimo London Stadium a giocare col West Ham. E poi dopo abbiamo la coppa e lì vediamo cosa fare. Perché ho paura di giocarla. Devante call. Devante. Call 1-0. Devante. 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 Proprio lui. Devante call. Potente, preciso, chirurgico. 1-0. E andiamo ragazzi. Woody. Sì. Devante. 2-0. Devante call. Contro West Ham, ci siamo ragazzi, 15° minuto. Devante Cole ha già fatto una doppietta. Lui e Woodburn stanno giocando da soli. È un piacere vedere questa partita. Siamo sul 2-0, abbiamo anche il ticket per provare a chiuderla. Non accontentiamoci perché non voglio che diventi anche questa una gara difficile. Si è messo subito in discesa. Devante. Col miracolo di Selinkov. Stava per farla, Stava per farla la tripletta. Cole. Col miracolo di Selinkov. È proprio agile, mi piace. Devante, attenzione. Devante, prova anche di testa. È proprio affamato Mitchell. Questa è una partita che abbiamo praticamente risolto in 15 minuti, ma che non stiamo chiudendo. Quindi non me la sento ancora di simulare fino alla fine. Ma lo conosci o non lo conosci? Attenzione. Devante. Devante. Col tripletta. Questo volevo per te. Devastante. Col fischio finale 3-0 per i Blackpool. E quei tre gol li ha fatti un solo uomo. Devante Col. Eccolo qua con un altro sorriso in volto anche oggi. Arrivano i fischi, ma quelli sono per la squadra di casa che ha subito un sonoro 3-0 da sfide. E quindi adesso proseguiamo e ci avviciniamo all'ultima partita di oggi, che sarà davvero importantissima. FA Cup contro il derby, una coppa a cui tengo. Allora, Col è un esempio. Ci aspettavamo un match più equilibrato oggi. Sfide. Avete vinto di nuovo. Pensa che la squadra è merito dei ragazzi. Allora, questa è la partita più importante di tutte, perché se perdiamo siamo già fuori dalla FA Cup e questa volta non mi va. Ce la giochiamo così ragazzi. 11 leoni, turno 3 di FA Cup, derby contro Blackpool. Voglio vedere cosa succede. Ok, forse lo so già, ma voglio vedere cosa succede.
Attenzione, miracolo di Kepa. Bravo Kepa. Rojas. Cross. Non ci arriva nessuno. Mamma mia come pressano su Rojas. Bravo Nelson. Bolton, ora sì. Al volo, Lammers fuori. Rojas. Vai. 1-0. Rojas contro il derby, bravissimo, bravissimo, bravissimo Rojas. 1-0. Questi io li temo veramente tantissimo, quasi quanto il Frosinone. Tiki Taka, sta dicendo Pardo. È il Derby County. Bravo Kolker. Lo stavo perdendo, meno male. Ripartiamo. Nelson. Cole. Kent. Gol! 2-0! Ryan Kent! E allora? Mamma mia, Devante, la visione di Devante. Pazzesca. Bravissimo Cole, bravo Kent. 2-0. Cole, ti amo. Devante. 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 Acevedo! 3-0! 3-0, tutto quello che volevo! Sei tu, Acevedo! Doppio assist di Devante, che lì avete visto come ha saltato l'avversario. È da pallone d'oro, eh. Stravedo per Acevedo. Qua iniziano dei giochi di parole, insomma, potete sbizzarrirvi. Fischio finale. Dobbiamo pensare alla prossima partita. Chi sono loro? Ignorati. Wisdom, chi è? Abbiamo fatto la nostra partita. Fuori dai coglioni. Allison ceduto in prestito. Justin ha lasciato. Cortesi in prestito. Matheson in prestito. Kramer in prestito. Gretterson ha lasciato. Grazie Greta. Grazie di tutto Greta. E buon divertimento alle Spagnol, che è comunque una bella squadra. Fino ai playoff di Championship ha giocato divinamente Gretterson, ed è veramente un peccato doverlo vedere andare via, ma insomma, gli anni passano per tutti, ci sta ogni tanto vedere andare via qualche giocatore. Io adesso vado avanti fino al 2 di gennaio, resoconto su Virgil Marié, che è un 76, possiamo metterci gli occhi sopra prima che sia troppo tardi. Allora, niente ragazzi, non sapremo, volevo sapere qual è la prossima avversaria di FA Cup, e questo vi fa capire quanto ci tengo alla FA Cup, ma faremo la prossima volta. Il City 3-2 col Brighton, vedete, è un campionato, è una coppa strana, l'Arsenal 1-1 col Bristol, Chelsea 1-1 con lo Sheffield. Dobbiamo aspettare che si facciano fuori fra di loro e vedere se poi è fattibile vincerla. Comunque, vabbè, lo scopriremo la prossima volta. Direi che abbiamo già visto tanto oggi.